buongiorno. Siamo passati a un giro sulla Barceloneta, ovvero la parte che dà sul mare di Barcellona. Abbiamo camminato tantissimo, abbiamo visto il mare, siamo divertiti. E adesso siamo in un bel locale a mangiare pesce. E io ho preso le cozze all'insaputa di Andrea. Una pugnalata alle spalle con una cozza. A questo hotel Alimara 4 stelle, fermata a Mondet dalla linea verde L3 della metropolitana appunto di Barcellona, che voto diamo? La camera è bella in sé, è molto ordinata, pulita, moderna. E nota negativa sono questi cuscini che vedete qui, che sono troppo soffici e non è il massimo per dormirci. E altra nota terribilmente negativa è che c'è un ritorno di fogna, di odore ogni tanto che viene su dal bagno, che insomma su 4 stelle va assolutamente bene. Ultima cosa negativa è questo telefono, che è l'alimentatore che fischia, non so se si sente. Ci tocca mettere il telefono in bagno la notte per evitare di sentire questo fischio fastidiosissimo. Ma tutto questo si dimentica quando si guarda fuori dalla finestra del nostro nono piano. Può sembrare incredibile, ma questa fontana era di mercurio, non acqua, mercurio. Mai visto una cosa del genere? Fantastico. Thank you.
pensi dell'aeroporto di Barcellona? È enorme. Dopo i controlli di sicurezza c'è praticamente un doppio, triplo centro commerciale interno. Con... E un cortile. Si anche. Può uscire, c'è il cortile. Tipo... È immenso. Siamo atterrati, tutto bene. Peccato che siamo atterrati nell'aeroporto sbagliato. Non siamo a Monaco, bensì a Stoccarda. A Monaco apparentemente c'era brutto tempo e di conseguenza hanno pensato bene di far atterrare l'aereo a Stoccarda. Sono le 8 di sera, dovevamo atterrare, anzi sono le 8:20, dovevamo atterrare alle 7:30. Ora vedremo un po' cosa faremo. Probabilmente predisporranno un autobus per quanto riguarda appunto il collegamento fino a Monaco e poi non so se riuscirò a guidare fino alle 3-4 di mattina fino a casa, fino a Bolzano. Aiuto. Atterrato a Stoccarda al posto che a Monaco e invece che essere arrivato a casa a mezzanotte sono le 3:50. Distrutto. Sì, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete con i vostri amici. E io adesso con questo dito spengo la luce.